Com'è andata la tua giornata di campionato e qual è il giocatore che ti ha fatto godere di più con i suoi bonus? Scrivimelo qua sotto nei commenti. Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come sempre, di martedì andiamo a vedere come sta performando il nostro progetto azzurro, ossia la nostra 9 luglio 2006, la nostra squadra composta da soli giocatori italiani con la quale sfidiamo i migliori Fanta YouTubers. Come sapete, siete voi della community a decidere chi mandare in campo. E attenzione ragazzi, perché questa giornata c'è anche un graditissimo ritorno. Ma adesso bando alle ciance, come sempre like, iscrizione e campanella, ragazzi, mi raccomando, adesso andiamo a vedere la nostra 9 luglio 2006. Ciao, sono Federico Viglino e questo è Pro Fantacalcio. Potete vedere ragazzi, vinciamo di corto muso, portiamo a casa una vittoria per 1-0 contro Lorenzo Cantarini. Andiamo a vedere nello specifico i nostri voti. In difesa non si attiva il modificatore, ragazzi, perché portiamo a casa dei 5 e mezzo di troppo. In particolar modo paghiamo le sconfitte di Empoli, Atalanta e anche dell'Inter. Passando al centrocampo, vediamo che abbiamo il 6 e mezzo di Orsolini. Tra l'altro, Mihajlovic ha provato questo tridente inedito con Barrow, Orsolini e Arnautovic, e le cose sembrano anche essere andate molto bene per il Bologna. Un Orsolini molto ispirato ci porta a un 6 e mezzo. Ancora male Lorenzo Pellegrini, indietro di forma fisica, di condizione, e si vede ragazzi perché prova a fare delle cose e non sempre gli riescono. Un giocatore diverso da quello ammirato nel 2021, speriamo che possa recuperare la condizione il prima possibile. Poi abbiamo il sempre presente Candreva, ancora un assist per lui, e a proposito di assist ragazzi vediamo anche Mimmo Berardi, immancabile contro i milanesi, voto 8 e mezzo. Un semplice 6 invece per Verde, ma ragazzi, questa giornata porta un solo nome, ossia quello del ritorno del Gallo Belotti, che col suo gol ci regala praticamente questo 1-0. In molti in queste settimane mi avete chiesto cosa fare con lui e io vi ho sempre detto che da qua alla fine del campionato, pur secondo me non essendo un titolare fisso, i suoi 3-5 gol può portarli. E perciò, se non avevate alternative valide dal mercato che vi potessero dare qualcosa di più, valeva la pena tenerlo. Ora il Gallo è tornato, con la nostra 9 luglio 2006 praticamente non l'abbiamo mai avuto a disposizione, torna nel derby ed è subito decisivo, oltre che per il Torino, anche per la nostra squadra. Per questo motivo, ragazzi, oggi possiamo camminare veramente a cresta altissima, ma andiamo a vedere anche cosa ha combinato Lorenzo Cantarini. Rientra Dragoschi con un ottimo 7,5 complessivo, poi abbiamo Bremer, voto 7, ma come vediamo poco poco altro. Tante insufficienze anche per lui, nelle quali spiccano quelle di Oliveira, 4 complessivo, e anche quelle di Lautaro Martinez, 4,5. Insomma, per lui penso una giornata da dimenticare, infatti chiude con 0 gol realizzati. Beh, che dire, meglio per noi. Ma andiamo anche a vedere gli altri risultati di giornata, ragazzi, perché ci sono dei risultati molto molto interessanti per la vetta della classifica. Andiamo a vedere, il veterano vince 1-0 contro Chiuzzo, poi abbiamo il Fantavirus sempre 1-0 contro il Profeta, abbiamo poi Recosta, ragazzi, il nostro inseguitore, che perde per 1-2 contro Abel Alves. Poi abbiamo, come detto, la nostra vittoria di Hortomuso e abbiamo poi inoltre, ragazzi, il pareggio dell'altro nostro inseguitore di Fantagol contro lo Storos Hermanos. Perciò, ragazzi, una giornata che veramente ci sorride, ma andiamo adesso a vedere la classifica. La classifica non può che migliorare grazie a questi risultati di giornata. Infatti siamo sempre primi, ragazzi, ma allunghiamo. Prima il vantaggio era solamente di 4 punti, ora abbiamo un vantaggio di 6 punti da Fantagol e di 7 punti su Recosta. Attenzione anche al veterano che è a 9 punti di distanza da noi, ma può ancora dire la sua. Per quanto riguarda le statistiche, vedete che abbiamo 13 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte. Abbiamo il secondo miglior attacco e la miglior difesa, che non fa mai male, ragazzi. Inoltre abbiamo anche la miglior differenza reti, 44 punti totali. Insomma, niente niente male in 23 giornate.
Tra l'altro, ragazzi, il prossimo turno sarà molto molto importante perché ci saranno gli scontri al vertice. Infatti noi andremo contro Recosta e invece Team Fantagol affronterà il veterano del fantacalcio. Insomma, sarà veramente un turno spartiacque per la nostra 9 luglio 2006, ma più in generale per tutto il fantacalcio Fanta Youtubers. Ma andiamo a vedere più da vicino il nostro avversario del prossimo turno, ossia il buon Recosta. Andiamo a vedere che ha comunque una squadra, secondo me, molto ben costruita. Abbiamo Rui Patricio in porta, una difesa composta praticamente da soli difensori centrali, ma ragazzi, essendoci un modificatore molto spinto in questa lega, ci sta. E infatti spesso e volentieri il modificatore gli frutta dei bei punti. A centrocampo abbiamo tra gli altri Messias e Koopmeiners, più la scommessina Amiri che ancora non ha fatto vedere il suo reale potenziale. Abbiamo poi anche McKennie, Pobega, Tonali, insomma tutti dei giocatori che possono fare bene per quanto riguarda la sua squadra. In attacco c'è l'assenza importantissima, ragazzi, di Zapata, ma vediamo che ha comunque un attacco molto molto forte e soprattutto ben attrezzato anche per sopperire a questa assenza. Abbiamo infatti Scamacca, Pinamonti, João Pedro, Bogà e attenzione anche al redivivo Quagliarella. In conclusione, ragazzi, riusciamo ad allungare il vantaggio rispetto al secondo e al terzo in classifica, quindi molto bene ragazzi, 6 punti saranno importantissimi da qui alla fine della stagione, dovremo riuscire a gestirli, ma già il prossimo incontro di campionato sarà veramente fondamentale per le sorti della nostra 9 luglio 2006, perciò preparatevi veramente a dare il meglio di voi anche per i ballottaggi che arriveranno. Per quanto riguarda i nostri giocatori, mi preoccupa un po' la forma di Lorenzo Pellegrini, che nella prima parte di stagione è stato uno dei nostri trascinatori, invece adesso sta facendo fatica a trovare la migliore condizione all'interno anche di una Roma molto altalenante. Speriamo davvero che possa riprendersi presto. Ringraziando sempre il mio staff tecnico per il supporto costante in questo folle progetto azzurro. Fatemi sapere, ragazzi, qua sotto come è andata la vostra giornata, se avete vinto, perso oppure pareggiato. In più vi ricordo di lasciare un bel like, obiettivo 100 like per supportare il nostro progetto tricolore, mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanella anche se non l'avete ancora fatto e noi ragazzi ci vediamo domani con un nuovo video.